Oggi la chiacchierata è con Totò Anzalone, certamente una delle figure storiche della pallacanestro agrigentina. Sicuramente. Ha fatto sia il giocatore che molto di più l'allenatore. Giocatore poco. Il mio primo contatto col pallone di pallacanestro fu, se ricordo bene, 1955 al Villa Garibaldi, dove c'era un campo in terra battuta, perché in effetti era il campo di bocce famoso, dove la mattina le persone di una certa età andavano a giocare. E poi mi sono appassionato lì e ho iniziato a fare un paio di campionati a livello giovanile, finché sono entrato nella prima squadra, che allora però era formata da gente di una certa età, tipo Lollolo Presti, Vittorio Pandalena, Errore, Angelino Errore. E io ero il più piccolo e facevamo la promozione. Passiamo invece a quella che è, diciamo, la tua attività. Anch'io sono venuto una volta alla GIL con Beppe Gangarossa, perché mi disse: andiamo alla GIL che facciamo pallacanestro, scusami. E poi non sono più venuto, ma già lì hai iniziato col mini basket. Sì, ma in quel periodo diciamo che gli elementi di punta erano Gangarossa e poi non ricordo bene qualche altro che poi andò nella Fortitudo, e lì praticamente io ho ereditato il gruppo che Pippo Nicosia aveva fatto e che vinse una cadette nazionale, e facemmo per il primo anno la serie D. E lì gli elementi di punta erano Pippolo Presti, Cardinale, adesso che non vorrei dimenticarne alcuni che meritano di essere meritate, ma io ne ho avute. Io gestivo un gruppo di 130 ragazzi all'incirca ogni anno. Ovviamente non erano tutti nuovi, perché metà erano dell'anno precedente che diventavano grandi, però voi fate il conto che un 50 ragazzi ogni anno per 30 anni, fate voi il conto. Andiamo invece alla parte che secondo me è giusto raccontare. Noi siamo qua al Pala Nicosia, all'ingresso ci sono delle fotografie meravigliose in bianco e nero, veramente vi invito a venirle a vedere. Perché io mi sono emozionato. Ci sono le fotografie della famosissima partita inizio anni 70 a Villa Garibaldi, la tua squadra, perché tu eri diventato allenatore di pallacanestro femminile, avevi una squadra l'avevo costruita contro la Standa Milano, che l'anno precedente o due anni prima aveva vinto il campionato. Partita della Coppa Italia, prego. Quella fu un evento straordinario secondo me per Agrigento, perché anche se l'agrigentino era da sempre appassionato di pallacanestro, però nessuno aveva visto una squadra con questa struttura tecnica e fisica. Ricordo che avevano due ragazze di 1,95 m che quando entrarono al campo di Villa Garibaldi si sono abbassate la testa per entrare dal cancelletto. Quella fu una partita strepitosa, perché inizialmente noi pareggiamo i conti i primi 10 minuti, stavamo, ricordo, 12-10, ma poi entrò una fantastica ragazza di Milano, una certa Zamorano, allora si chiamava, e ci asfaltarono praticamente. La partita finì 70 loro e 28 noi, però noi abbiamo fatto una bella figura e abbiamo scritto il nome di Agrigento sportivo fisicamente in questo sport a livello nazionale. Lo ricordiamo brevemente i nomi di quelle giocatrici. Io parto io, tra queste c'era da ricordare certamente tua moglie. Sì, c'era Caruana, mia moglie, Alfonso. Rita Gibellaro. Qui c'era più Derivi, le due sorelle di Giovanna, Paradisi, Portannese, adesso non vorrei dimenticarne qualcuno, ma Maricetta, credo, Petralito, ce n'erano. Tu hai allenato anche la Fortitudo maschile. Quando lasciai la femminile e presi la maschile, proprio la Fortitudo, e allora eravamo in Serie D. Serie D, l'ultimo campionato che io ho tenuto
fu quando dovevamo essere promossi nella serie superiore, mancavano due partite, ricordo, e noi eravamo secondi a due punti, allora non c'era storia dei tre punti, con il Palermo, che doveva venire qua in casa. Bastava vincere anche per un punto questa partita e avevamo la promozione sicura. E poi non si verificò questo per motivi tecnici, è inutile rimembrare qua queste cose. Quindi io abbandonai la maschile e presi la femminile con un nuovo ciclo, dove c'erano gli elementi di punto, erano Sinnona, Vinci, Cogliati, sempre Caruana come capitano e altre ragazze che ora non vorrei, e Marinella Ferranti e qualche altra ragazza che adesso non ricordo bene, però poi ripresi, poi la femminile chiuse il ciclo e ripresi la Fortitudo, però come secondo allenatore il primo era Barbara, un trapanese che ci fece impiegare un mare di soldi, portò tanti giocatori con un pedigree notevole anche di Serie A1, però ormai a fine carriera, che in partita controllavano più a non farsi male che a vincere la partita. Questa è un'opinione mia, però i risultati dicono che il primo anno fummo retrocessi e poi ripescati, il secondo anno siamo stati retrocessi di nuovo e ripescati con il cambio, con le dimissioni di Barbara e l'entrata in campo di Montemurro, che venne qua ad Agrigento a fare l'ultima fase di questa B2, dove noi fummo penultimi in classifica, adesso non ricordo bene. Poi proseguì, dopo Montemurro ci furono altri. Toto, ti ringrazio. Grazie a te e alla tua trasmissione.